è come stare allo zoo, a un incontro di wrestling e alla fiera dell'artigianato. Benvenuti in questo bordello organizzato, che non è nient'altro che una delle città più popolose del Vietnam, Ho Chi Minh, al sud. E fra tutte le cose che avrei potuto raccontare di questo posto, ho deciso di focalizzarmi su una strada in particolare. E per farlo dobbiamo partire da lì dietro. Questa qui è una di quelle classiche strade che di giorno si presenta così, però di notte diventa Sto realizzando questo video perché da quando sono partito ho sempre parlato male dei posti turistici, però questa strada qua è qualcosa di incredibile. Di notte si trasforma completamente, ma diventa una figata allucinante. Le dinamiche sono molto simili a tutte le strade piene di turisti in Asia, però qui arriva a un livello successivo. Per stesse dinamiche intendo musica, bar, roba illegale, cibo, però questa qui, a differenza delle altre, è tutto un altro livello. Vi racconto giusto quattro cose che ho vissuto quando sono venuto, che mi hanno fatto innamorare di questa strada. Giusto per dare un po' di contesto, ci sono sigarette di contrabbando e prostituzione ovunque, però di sta roba poco ci interessa. Una volta dato il contesto delle quattro cose, partirei da quella meno impattante, ovvero dalla musica live, che c'è anche in altre parti, però qui è come se avesse più che un suono, un sapore diverso. Ho percepito proprio vero amore nel fare musica e veramente mi sono divertito un casino. Ripeto, anche da altre parti c'era, però non lo so, qui l'atmosfera era completamente diversa, non era quell'atmosfera becera che c'è in tutti gli altri posti che ho visto fino adesso. E adesso voi potreste dirmi: e a noi che c'è una foto? Giusto. Detto ciò, partirei con la seconda cosa, quella che ho definito la fiera dell'artigianato, perché voi immaginate in tutto sto bordello, a un certo punto tra un locale e un altro vedete questi qua che fanno i calzolai, che aggiustano le scarpe. E in realtà perché mi è rimasta sta cosa? Perché mi sono fatto aggiustare le scarpe, come avete visto in Cambogia, ma me le hanno cucite. Questi qua invece in tutto sto bordello fermavano la gente, che in realtà era già ferma ai tavoli, prendevano le scarpe e gli facevano le suole, cioè gli tagliavano a mano il contorno della suola e poi lo appiccicavano sopra e cucivano. Per me questa roba, anche se dovrebbe essere la norma della serie, perché buttare una scarpa quando puoi aggiustarla? Però è come se nel passato avessi visto il futuro. Sono stato ad osservarlo finché non ha finito, tutto il tempo, così. E questa cosa mi ha gasato tantissimo. Però adesso arriviamo nella top 2, ovvero vero. Lo zoo è una roba allucinante. Voi camminate, ci sono queste ragazze che hanno le scimmie attaccate sulle spalle, che vanno vicino alla gente, le fanno salire sulle spalle e gli fanno la foto. E già lì, quando l'ho visto, ho detto: no vabbè, cioè, ma cosa sto vedendo? Se non fosse che dopo aver fatto nemmeno 200 metri vedo sta roba. Era un tipo vestito da clown che portava un serpente gigante addosso, che vi giuro, cioè, io non potevo crederci a questa cosa, ho detto, sarà finto, cioè, non è possibile. E invece no. Però la cosa più bella è stata quando l'ha cominciato a mettere addosso alle persone. Le reazioni erano bellissime. Probabilmente quella più bella è quella di questa ragazza, che lo vede a distanza. Prima scappa impaurita, poi vede che gli sto facendo il video e è finzione totale. Cioè, proprio un'attrice nata. E adesso io mi rendo conto che per gli amici animalisti, ma in realtà anche per me, non è proprio un bello spettacolo. Però adesso arriviamo proprio al best, al meglio del meglio, a quello che ho definito come un incontro di wrestling. Lo so, la violenza non è una cosa da promuovere. Qui ho visto la rissa più bella della mia vita. C'era tutto in quella rissa, tutto. Passione, amore, odio, perdono, tutto. In nemmeno un minuto. Di base, cosa è successo? Mentre camminavo in tutto quello che vi ho appena descritto, vedo questo ragazzo europeo e con lui c'era una ragazza vietnamita che si stavano litigando con la security di un locale. La mia versione, che però non è quella ufficiale, fatto sta che quella che ho immaginato possa essere quella più plausibile, perché anche la ragazza poi è stata coinvolta nel combattimento, non va promossa la violenza. La mia versione è che il ragazzo ha conosciuto la ragazza mentre lavorava nel locale, in qualche modo voleva portarla via dal locale, però
doveva dare una fee al locale, quindi stiamo sempre parlando di dolci fanciulle che si concedono. Solo che per qualche motivo non è successa questa cosa e allora sono stati inseguiti dalla security. Almeno questa è la mia versione che mi piace avere. E inizialmente vedi lui che fa la voce grossa con quelli della security. Loro che gli rispondono attorno. Lui che comincia a prendere la ragazza che ci stava. Appena fa 10 metri non ho mai visto una coordinazione e una precisione chirurgica così per picchiare una persona in vita mia. Tipo anticorpi, cioè proprio uno dopo l'altro. Per tutto il tempo del video ho detto adesso li vado ad aiutare. Cioè nel senso cerco di separare la gente. Poi ho pensato, ma come cazzo faccio? Cioè sono 10 di loro contro uno? Però la parte più bella è stata quando il ragazzo mi ha preso. Si è alzato, poverino, gli occhiali sono rotti. Però lui, almeno a quanto mi è sembrato, ne ha preso un bel po'. Però nulla di particolarmente grave, almeno all'impressione. E anche per questo faccio questo video con tutta questa leggerezza. E la cosa più bella è che quelli della security, appena finito, sono stesso loro a prendergli gli occhiali rotti da terra, gli danno una pacca sulla spalla, lo invitano a stare tranquillo. E quando ho visto questa cosa ho detto, ma, cioè, non lo so, non sapevo che dire, era tutto troppo. Ripeto, potrei essere estremamente criticabile per tutta una serie di cose che ho detto, però è stato tutto troppo assurdo. Cioè, qui c'è proprio una vibrazione diversa nell'aria. Cioè, sono pazzi, però tranquilli. Cioè, sono schizzati, però allo stesso tempo soft. È come se nell'esagerazione rimanesse a un livello di decenza. Molti potrebbero dire, guarda che tutte le cose che ci hai raccontato non sono decenti, ma perché forse non vi ho raccontato bene gli altri posti come sono. Questo è quello che si mantiene più in piedi rispetto a tutti quanti gli altri. Detto ciò, vi preannuncio già che il video di domani sarà un video che darà una marcia diversa in tutti i sensi a questo viaggio. Ci vediamo alla prossima!